Qui non esiste, come presso le genti dominate da monarchie, una determinata casa da una parte e schiavi dall'altra. Tu dovrai governare uomini che non possono tollerare né una totale servitù né una totale libertà. Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me come al solito c'è Costantino. Ciao Costa. Bentornati a tutti e ciao Rick. Allora, siamo entrati nel mese di agosto, il mese imperiale, quindi nel nostro piccolo progetto dell'estate barra vacanze romane, quando finiremo forse avremo deciso un po' il titolo. E, iniziamo con un evento che insomma abbiamo voluto sottolineare perché da una parte è curioso, nel senso comunque è un anno molto particolare, è interessante, vale la pena insomma citarlo e raccontarlo, dall'altra perché comunque ci dà un esempio di una forte, diciamo, alternanza tra imperatori, anche eccessiva, però comunque, che però caratterizzerà questo lungo periodo che in parte insomma affronteremo. Faccio un piccolo disclaimer, diciamo, all'inizio di questa terza parte della rubrica. Ovviamente non possiamo trattare tutti gli imperatori che ci sono stati insomma da Augusto in poi, sarebbe abbastanza impossibile. Abbiamo dato insomma un piccolo assaggio con quelli che abbiamo trattato fino ad oggi. Ad agosto ne abbiamo selezionati altri che insomma per noi sono importanti e che ci piacciono. Ci torneremo in futuro su altri imperatori per insomma approfondirli anche meglio, altrimenti forse dovremmo registrare tutte le puntate tutti i giorni di agosto per cercare di rendere quantomeno giustizia. E purtroppo non si può. No, non si può, andiamo in vacanza anche noi, anche se non andiamo in vacanza da questi microfoni, perché tutti i lunedì ci troverete comunque. Bene, però andiamo direttamente al dunque. Quando è l'anno dei quattro imperatori? Di quale anno stiamo parlando? L'anno dei quattro imperatori va dal giugno del 68 al 69, quando finisce questo periodo che sostanzialmente possiamo chiamare come una guerra civile, cioè, in realtà è questo. Morto Nerone, come abbiamo visto l'ultima puntata, c'è la mancanza di un erede, perché i Giuli non ci sono più, di Giulio Claudi. Ah, certo. Quindi c'è praticamente questa guerra civile. Senatori che si contendono il potere, comandanti o anche governatori di province che sono pronti a sfruttare tutto quello che possono utilizzare a livello politico per muovere i loro eserciti, e che finiscono poi anche per proclamarsi imperatori, che è quello che poi vedremo. La situazione, la condizione che stiamo vivendo in questo anno è riassunta perfettamente da Tacito, un grande storico insomma latino, nel primo libro delle storie. La fine di Nerone, nel primo impeto lieta, cagionò poi vari risentimenti nei padri del popolo, nei soldati della città, in tutti gli eserciti e capitani, avendo chiarito questo punto, che l'imperatore poteva essere fatto fuori di Roma. Quindi, ovviamente, da questa descrizione comunque precisa, capiamo sostanzialmente due cose. La prima, che dopo insomma il momento di felicità per aver fatto fuori il tiranno, no? Per aver ucciso Nerone, ci fu parecchio caos, parecchio sconvolgimento dell'opinione pubblica anche e della pace del regno, cioè dell'impero. La seconda invece che si crea un precedente, ovvero un imperatore può essere fatto, ovvero proclamato, quindi sostanzialmente, certo, fuori da Roma, quindi fuori dalla città, fuori dalle istituzioni della città, con le legioni delle province e l'esercito in generale che vanno ad assumere un ruolo sempre più importante. Cosa che peraltro avevamo già visto quando la Repubblica cominciava, no, a scricchiolare. Quindi in un periodo in cui scricchiolano le istituzioni, l'esercito nel mondo romano prenderà sempre più potere. A questo punto diventa impensabile che si ritorni a una situazione dell'impero precedente, e invece inizia a circolare una visione non dinastica, ma di adozione, che il nostro scrittore, che abbiamo già citato, Tacito, supporta nelle storie per bocca di Galba, che poi vedremo è il primo imperatore dell'anno dei quattro imperatori. Ovviamente la versione di Tacito è vagamente partigiana, perché comunque lui scrive durante il periodo successivo a quello che vivremo, diciamo, e di cui parleremo oggi,
che è quello dei cosiddetti imperatori d'adozione, che effettivamente per lunga parte fu un periodo comunque d'oro, diciamo, un periodo importante e di sostanzialmente di organizzazione e pace dell'impero romano, quindi comunque aveva le sue motivazioni. In sintesi, lui comunque ci spiega che rispetto all'eredità dinastica l'adozione vince migliore, perché un imperatore può scegliere chi adottare, non in base alla nascita ma in base al merito. Ovviamente a un certo punto scricchiolerà anche lì, perché insomma, certo, la storia ci insegna che tutto ha un inizio e una fine. Con buona pace di, di Tacito, correlazione non è causalità, quindi... Sì, ma poi in realtà ci viene da dire che anche Giulio Claudi certo, certo, insomma, avevano in lunga parte adottato... Beh sì, l'abbiamo visto quanto era complicato. Esatto, quindi tra le altre cose non è proprio esattamente così. Un'altra cosa interessante del discorso di Galba è ovviamente quello che abbiamo letto nell'apertura e che forse descrive bene, no, la situazione a Roma in quegli anni. Certo, anche perché appunto dopo l'euforia, no, come è stato anche scritto, della morte di Nerone, che come abbiamo visto insomma stava più che antipatico a tutti, inizia la gente, insomma le persone iniziano a realizzare che il caos che ne deriverà non sarà una cosa, insomma, che si toglieranno presto in qualche giorno, in qualche settimana. Ci vorrà infatti appunto un intero anno, insomma. Abbiamo citato prima Galba, e insomma è uno di questi protagonisti di questo anno dei quattro imperatori, perché appunto è uno di questi quattro imperatori. Dobbiamo dire da subito che il suo, diciamo, regno, se possiamo chiamarlo così, il suo impero dura da giugno del 68 a gennaio del 69, quindi pochi mesi. Ed è uno dei più longevi in realtà di questo periodo. Beh, quindi, insomma, sono quattro in un anno. Esatto, quindi, esatto. Chi era? Era un senatore anziano, aveva circa una settantina d'anni, che a quei tempi era governatore della Spagna Terraconense e che comunque ci viene restituito almeno da Tacito come quantomeno uno che dimostrava talento, perché Tacito stesso ci scrive che se comunque non fosse stato imperatore ne sarebbe sicuramente stato capace, e che sotto Caligola aveva servito, insomma era stato in Germania, è stato proconsolo in Africa e sotto Nerone, come abbiamo detto, appunto governatore della Spagna Tarraconense. Sapete che la Spagna era divisa, no? In diverse province. Che succede? Succede che, se vi ricordate, l'abbiamo citata nella scorsa puntata, succede una ribellione di alcune truppe galliche di Vindice, e quando i soldati di Galba vengono a sapere di questa ribellione, visto che insomma è una figura anziana, rispettata, vogliono proclamarlo imperatore. Titolo che lui però rifiuta, perché dice: no, voi non avete nessuna autorità per darmi questo titolo, me lo deve dare il Senato. E insomma, da un certo punto di vista non aveva tutti i torti, nel senso era vero, bisognava comunque avere questo passaggio. Tuttavia, quantomeno l'idea un po' l'aveva solleticato, perché infatti iniziò subito a entrare a pieno titolo nella lotta, muovendosi per avere sostenitori un po' ovunque, sia tra i pretoriani, che comunque, come abbiamo detto, anche erano molto importanti, e per ottenere l'appoggio di Otone, che era un'altra figura politica importante che vedremo adesso, insomma sarà un altro di questi protagonisti che ci accompagneranno in questa puntata, e che anche lui l'avevamo già citato la scorsa puntata, se ve lo ricordate, perché era l'ex marito di Poppea prima che si sposasse con Nerone. Al tempo era il governatore di Lusitania e gli aveva promesso: guarda, tu vieni con me, appoggiati, io ti faccio mio erede e ti adotterò. Ma chi erano i suoi avversari? Prima di tutto sembrava esserci Virginio Rufo, che aveva già affrontato e sconfitto Vindice. Peraltro abbastanza divertente questo caso, perché che succede? Lui era andato ad affrontarlo, diciamo, per sconfiggerlo. Poi però, visto che anche lui non era molto, insomma, un simpatizzante di Nerone, in realtà si erano accordati alla fine in chiave antineroniana. Però che succede? Succede che per un'incomprensione tra i due eserciti, quando insomma l'accordo è stato fatto, loro si sono incontrati, gli eserciti si stanno avvicinando per in qualche modo parlamentare, c'è una specie di incomprensione, un imprevisto, per cui i seguaci di Vindice pensano di essere in qualche modo attaccati da quelli di Virginio. E quindi praticamente gli eserciti cominciano a combattersi senza motivo. Sicuramente il leggendario lancio della bottiglia. È una cosa del genere. Che ha causato tutto il problema. E quindi succede che in realtà poi la guerra, la battaglia ha luogo comunque, e addirittura Vindice poi si suicida alla fine di questo episodio. Comunque le sue legioni in Germania stavano cercando in questo momento di convincerlo a proclamarsi imperatore, Virginio Rufo ovviamente. Ci provarono non una ma due, ben due volte. Lui stesso però non ne volle sapere, perché diceva: no, l'imperatore deve essere proclamato dal Senato, io non sono interessato. Col risultato che alla fine le legioni in Germania comunque giurarono per Galba. Perché lui aveva detto sì, evidentemente. Eh beh, evidentemente sì.
Nel resto della Germania ci pensò un altro personaggio che sarà molto importante in questo periodo, Fabio Valente, che era un legato della prima legione in Germania, e lui in pratica ebbe il merito di eliminare un altro possibile concorrente, Fonteio Capitone, facendolo di fatto sparire con l'accusa di complotto. I nemici comunque non mancano anche in altre parti del mondo. In Africa, per esempio, c'era un certo Lucio Clodio Macro, che si era già ribellato sotto Nerone e nel frattempo stava arruolando un'altra legione, e addirittura all'interno della stessa Roma c'erano personaggi che comunque complottavano, diciamo, contro Galba, visto che ormai era praticamente un tutti contro tutti in questo periodo. Un certo Nymphidio Sabino, che il nome è già infatti Nymphidio, gli era andato contro. Chi era Nymphidio? Di fatto lui aveva fatto cadere Nerone in maniera anche abbastanza attiva, insomma si era molto prodigato. E alla fine si era schierato con Galba, forse subodorando il fatto che comunque sarebbe diventato, diciamo, imperatore. Ma che cosa aveva fatto? Si era anche nominato lui stesso a capo dei pretoriani, rimuovendo in pratica quello che c'era prima, in maniera molto arbitraria. Questa cosa non piacque molto a Galba, perché dice: no, l'imperatore sono io, nomino io, e infatti ha nominato un'altra persona. Nymphidio non l'ha presa molto bene, e tanto che addirittura si è proclamato successore lui stesso di Nerone, dicendo tra l'altro di essere un figlio illegittimo di Caligola, e il risultato purtroppo per lui fu che in realtà venne ucciso dagli stessi pretoriani che aveva cercato in qualche modo di convertire, di radunare in suo favore, per paura della reazione di Galba, che stava insomma nel frattempo arrivando a Roma. Il problema per Galba nacque quando non riuscì a rispettare, diciamo, le promesse che Nymphidio aveva fatto ai pretoriani per farli passare dalla sua parte, ma soprattutto che fece un errore che fanno tutti i politici che sono armati magari anche delle migliori intenzioni, ovvero hanno detto la verità e hanno fatto cose impopolari. Quali sono queste cose impopolari? Taglia le spese, che si erano resi necessari, visto che insomma Nerone come spese, come abbiamo visto, non è che era di manica corta. No, diciamo, assolutamente no. E quindi insomma c'era una crisi finanziaria, bisognava stringere un po' la cinghia, e adesso, esattamente come ai tempi dei Romani, il risultato sempre quello è. Comunque, al netto di questo, poi un'altra cosa che ovviamente contribuì a renderlo poco popolare è il fatto che in realtà iniziò subito a mostrare un forte accanimento nei confronti di tutti i suoi oppositori, veri o presunti, che poi che comunque questo, insomma, è già di per sé, no? Sì, un buon deterrente al farsi appoggiare. Mi viene da dire poi che non era l'unico, insomma, era una cosa abbastanza comune. Ovviamente no. Il risultato fu che all'inizio del 69 due legioni a Magonza si ribellarono e non prestarono il consueto, diciamo, giuramento di fedeltà che si compiva tutti gli anni verso l'imperatore. Presto la cosa si allarga a macchia d'olio, perché vengono seguite dall'esercito stanziato nell'altra parte della Germania, la Germania inferiore, sobillate da Fabio Valente, quello che abbiamo incontrato prima, che come vi ricordate aveva fatto sparire Fonteio Capitone, e che secondo lui non era stato adeguatamente ricompensato e quindi ha cambiato casacca. Ma secondo te l'ha messo nel pilone di un ponte? Può essere. Tant'è che insomma il risentimento era tale che ha proclamato un altro imperatore presso Colonia, Aulo Vitellio, quindi ha cambiato carro, visto che poi insomma, come vedremo, Vitellio arriverà anche lui allo scranno imperiale, che subito insomma radunò il consenso di tutti gli eserciti delle Germanie e quindi di fatto si mise in marcia verso Roma. Galba, un po' per rispondere, forse per trovare altri appoggi, magari più all'interno del Senato, pensò di adottare come collaboratore e come erede poi successivo un giovane rampante esponente del Senato, Lucio Calpurnio Pisone, che tra l'altro troviamo nei dialoghi, no, inscenati da Tacito nelle storie, uno di quelli che abbiamo citato prima. Ma il povero Pisone in realtà fu adottato solo per 5 giorni, perché la nomina non fu gradita ai pretoriani, ma soprattutto da Otone, il governatore, che insomma lo aveva appoggiato e che si aspettava di essere adottato da lui. I pretoriani alla fine si schierano con Otone e alla fine massacrano sia Galba sia Pisone, facendogli fare una pessima fine. Con buona pace del povero Galba. A questo punto Otone si trova a gestire il potere. Otone era stato un amico, diciamo, d'infanzia di Nerone, come abbiamo detto, marito di Poppea, quindi cornuto e mazziato, come si dice, che era popolare in realtà tra pretoriani e nell'ordine equestre. Abbiamo già detto che era governatore di una delle province, massacrato Galba fu nominato imperatore, venendo peraltro riconosciuto dal Senato, dall'Africa e anche dall'Oriente. Tutto fantastico, il problema è che questa cosa dura 3 mesi. Perché? Perché in Germania Vitellio era infatti molto forte, ovviamente, e stava scendendo. Le province vicine, cioè la Rezia, la provincia belgica e la Lugdunese, si erano schierate con lui e piano piano il consenso si allargò anche ad altre province, come per esempio le province spagnole e la Gallia Narbonense. Ovviamente queste armate erano più vicine all'Italia di quelle che sostenevano Otone,
ed erano soprattutto già partite per ribellarsi a Galba, che nel frattempo era morto, ma in realtà non importava più di tanto a nessuno, tanto che comunque fanno rotta verso Roma e ovviamente passando le Alpi, seguendo insomma due strade diverse, Fabio Valente e Aulo Cecina Alieno, che sono gli uomini di Vitellio, insomma prendono la via delle Alpi, arrivano in Italia e le affrontano una battaglia a Bedriaco, dove scendono in campo contro Otone vicino Cremona. C'è da dire che questa battaglia era stata molto sconsigliata dai consiglieri di Otone all'imperatore, perché di fatto l'imperatore in realtà godeva di una buona posizione, perché ovviamente stando a Roma aveva tutti i rifornimenti, gli agganci, anche a livello militare. Comunque se avesse giocato più in difesa probabilmente i suoi uomini sarebbero adattati meglio, diciamo, a combattere, ma lui un po' in barba a tutti i consigli voleva comunque combattere, anche perché in realtà le truppe erano comandate da parenti, insomma a lui vicini, che non avevano tutta questa voglia di contraddirlo. Il suo esercito si schiera in battaglia, sappiamo, in maniera abbastanza disorganizzata in realtà, diversamente da quello di Vitellio, che insomma sembra essere quantomeno più incline o preparato ad affrontare questo scontro. Poi succede anche che nell'esercito di Otone si inizia a diffondere la voce che i soldati di Vitellio avevano disertato e avevano in qualche modo lasciato solo il ribelle, se vogliamo, cosa che quantomeno gli ha fatto abbassare la guardia. E infatti i soldati di Vitellio ne approfittano, tanto che c'è chi dice che probabilmente questa voce fosse stata messa proprio dalle spie di Vitellio, e di fatto acquisiscono un vantaggio, perché comunque riescono ad attaccare di sorpresa, sfondano il centro, diciamo, dello schieramento avversario, e ovviamente l'esercito poi, diciamo, ripiega, nonostante ci viene riportato che insomma lo scontro fu condotto in maniera abbastanza valorosa, tra l'altro insomma su un terreno anche abbastanza difficile. Comunque succede che Otone perde e, venuto a sapere della sconfitta, si suicida, con Vitellio che riesce a entrare a Roma nei mesi più o meno di giugno. Aveva avuto qualche difficoltà a contenere sia i suoi soldati, ma soprattutto i soldati di Otone stesso, che ovviamente in fuga saranno andati a razzie, insomma non è che ci avevano tanta più voglia di avere a che fare, diciamo. Che belle situazioni. Sì, infatti. Quali furono le prime cose che fece Vitellio? Per prima cosa congedò un gran numero di pretoriani per rimpiazzarli con legionari a lui fedeli, cosa probabilmente saggia, visto che insomma i pretoriani si erano dimostrati abbastanza combattivi. Volubili. Sì, sì. Nel frattempo che succede? Che c'è un altro esercito che non sa, o comunque lo sa ma non gliene frega niente, che nel frattempo l'inquilino al Campidoglio è cambiato di nuovo. E infatti stanno venendo ad aiutare, i soldati che stavano venendo ad aiutare Otone stanno entrando a Roma. Da dove venivano? Venivano da tre province prevalentemente, la Pannonia, la Mesia e la Dalmazia. Il problema era che nessuno di questi, diciamo, di uomini politici, comunque sia governatori che uomini al seguito di questo esercito, aveva il pedigree giusto, diciamo, no, per confrontare, e comunque ci voleva anche una certa, certo, caratura, no, per potersi in qualche modo opporre all'imperatore, e nessuno aveva il pedigree giusto. E quindi cosa succede? Succede che la scelta ricade su due nomi. Uno fu Caio Licinio Muciano, un governatore della Siria, e l'altro un comandante della Giudea di grande prestigio militare, Tito Flavio Vespasiano. La scelta, come sappiamo, cadde sul secondo e il primo finì a fare in pratica il suo braccio destro. Adesso abbiamo conosciuto, no, il quarto concorrente, siccome è quello che poi alla fine effettivamente rimane, perché è quello che vince, di lui diremo due parole in più. Allora, nasce in un piccolo villaggio vicino Rieti, la famiglia in realtà non era molto ricca, il padre era un esattore delle tasse, quindi insomma comunque lo stampo era popolare, certo, non era di certo quello delle grandi casate. La famiglia della madre invece vantava, diciamo, un pedigree un po' più alto, perché suo zio, quindi il fratello della madre, era stato tribuno militare ed era andata così tanto bene che aveva ottenuto l'onore di vestire il laticlavio dei senatori. Quindi comunque la famiglia della madre era di estrazione senatoriale. Era un uomo incline allo scherzo e a non prendersela se veniva offeso, quindi si può dire, no, il classico militare. Era una persona che amava molto molto il gioco, si faceva spesso, anche quando è stato imperatore, poi prendere in giro magari per il suo aspetto fisico, perché non era proprio bellissimo, e soprattutto però aveva la battuta pronta, era un po' volgarotto, quindi evidentemente piaceva ai soldati perché era uno di loro. Tant'è che sembra che disse a suo figlio, quando stava male, mi sa che a breve mi divinizzeranno, ormai che era una prassi, no, quella ormai, certo, consolidata, che ogni imperatore venisse poi beatificato alla morte, e quindi quando è arrivato il momento se ne è uscito con una battuta. Fu in realtà addestrato a diventare, diciamo, un politico più che altro dalla nonna, tant'è che aveva un feticcio della nonna con lui, una coppa d'argento che utilizzava in ogni brindisi privato e in ogni occasione pubblica.
Immagino perché pensasse che fosse, no, un portafortuna o qualcosa del genere. Ovviamente il cursus honorum è il solito, sia tribuno militare, poi pretore, questore, edile, insomma, le fa tutte. La progressione è quella giusta. Fu aiutato, in realtà, così almeno si dice, dal fatto che fosse una persona molto complessa, ovvero da una parte un comandante, quindi un uomo di integrità morale e tutto, dall'altra un adulatore, un ruffiano, ecco. Tant'è che effettivamente fa fortuna perché riuscì simpatico a un uomo che abbiamo visto, a Narciso, che era stato uno dei liberti di Claudio, no? Quindi che aveva comunque avuto grande potere al tempo dell'imperatore Claudio, e quindi grazie a questo ottiene questi incarichi militari molto importanti. Quindi lui serve in Germania, in Britannia, in Africa e appunto alla fine in Giudea, dove c'era una grossa ribellione da parte degli ebrei che praticamente lui chiamava addirittura una guerra contro Roma, la prima guerra contro Roma, perché evidentemente fino a quel momento non c'erano state, cioè era Roma che forse andava, insomma, Certo, certo. un po' a infastidire gli altri, magari. Va detto che all'inizio aveva rischiato di finire male, perché? Perché è uno dei fortunati, permettimi, che ha seguito Nerone durante la sua tournée in Grecia, credo. Ah, bellissimo. E pare che in uno di questi Tu sei spettacoli, morto durante... dalla noia. esatto, e si fosse addormentato. Però si salvò perché magari grazie anche alle simpatie di cui nutriva venne tacciato di essere fondamentalmente un burino ignorante e quindi si è salvato per il momento. Dopodiché, quando magari Nerone poteva a quel punto vendicarsi, lui era lontano e poi Nerone muore e quindi... Gli ha detto bene a questo punto, dai. Esatto, è andata così, è andata così. Quindi lui si occupa poi come governatore della Giudea di reprimere questa grossa ribellione insieme al figlio Tito, che poi insomma sarà imperatore. Attua una tattica di riconquistare prima tutte le regioni attorno a Gerusalemme e poi cingere ad assedio Gerusalemme una volta che fosse rimasta sostanzialmente sola. Il problema è che gli arriva la notizia della morte di Nerone a quel Certo. punto. E qui sospende i preparativi dell'assedio perché c'è qualcosa di più importante da fare e si diciamo, organizza con due figure importanti dell'Oriente romano. Uno l'hai già citato tu, che è Gaio Licinio Muciano, e invece l'altro è Tiberio Giulio Alessandro, che era il governatore invece dell'Egitto, quindi un'altra comunque regione importante, e si accorda con loro sul da farsi. Quindi concludono, diciamo, questi giorni, no, concitati di organizzazione con l'idea di giurare prima a favore di Galba, successivamente di Otone e poi anche di Vitellio, perché no? Vabbè, certo. Però tutto questo, no? Tutti questi imperatori che vengono acclamati dalle legioni fanno comunque sorgere in loro, no? Un dubbio, una cosa, dice, perché soltanto le legioni dell'Occidente, più vicine magari a Roma, possono decidere chi sarà imperatore? Contiamo anche noi dell'Oriente. E quindi tra i tre dicono chi? Perché non Vespasiano potrebbe essere imperatore? Il perché la scelta cade su di lui è molto semplice. Allora, Tiberio Alessandro non era di rango senatoriale, quindi non poteva ambire perché, insomma, Certo. addirittura adesso uno di rango equestre, non mi pare il caso. Invece Muciano non aveva figli e non intendeva averne perché a quanto pare era omosessuale dichiarato e quindi Automaticamente veniva escluso. automaticamente era più facile che accogliessero, no, un imperatore con la voglia di fare una famiglia, insomma. Quindi si sono organizzati, ovviamente i due esclusi avrebbero tratto vantaggi, non sappiamo di preciso perché non ci sono stati riportati quali vantaggi potessero avere da questo, però sicuramente qualcosa avevano tratto. Chiaro. Quindi, dopo le legioni di Siria, Giudea e Egitto, quindi le loro tre sostanzialmente province, si dichiarano disposte a giurargli fedeltà anche quelle della Pannonia, che erano al comando di Marco Antonio I e che già avevano pensato, no, di scendere comunque, come hai detto tu. Che quindi passano le Alpi, insomma, discendono nella penisola e vanno a sconfiggere i sostenitori di Vitellio. Quindi li vincono in battaglia. A quel punto sgombrano la strada per Roma con altri combattimenti, ovviamente con le varie sacche di resistenza. Arrivano a Roma e ovviamente Primo uccide Vitellio, perché era il caso di farlo. Quindi dopo un anno sono morti fondamentalmente quattro imperatori, uno suicida e tre assassinati. Una situazione un po' così. Poi
Quindi a quel punto, in questa fase, Vespasiano in realtà non è a Roma, ma in Egitto, da dove segue le situazioni, e disposto peraltro, no, a bloccare i rifornimenti che l'Egitto mandava tutti i giorni a Roma, no, anche per essere una specie di atto terroristico nei confronti sia degli avversari, ma soprattutto anche dei senatori, no, qualora non l'avessero voluto. E a quel punto, affida invece a Tito, che è suo figlio, la conquista di Gerusalemme, e lui parte per andare a Roma a prendere, insomma. E ormai, ovviamente, a Roma c'era già Muciano che governava ad interim per lui, quindi ormai doveva, insomma, ricostruire sostanzialmente un impero che era stato devastato da questa grossa guerra civile, come se già, no, l'azione di Nerone precedente non avesse già fatto abbastanza danni. Quindi doveva comunque però anche riassumere la fiducia nella figura imperiale da parte del Senato e comunque di tutte le istituzioni romane, perché Certo. la situazione era un po' caduta. Arriva a Roma, ovviamente si presenta come salvatore dello Stato, campione della libertà romana e della sua vera Costituzione, e nonché ovviamente restauratore della pace universale. Adesso basta combattere a casa nostra, Giusto. calmiamoci, no? Io sono l'uomo giusto. Come prima cosa c'è la celebrazione del trionfo, perché lui aveva vinto la guerra civile e comunque ristabilito la pace, ma soprattutto anche suo figlio aveva sconfitto definitivamente la rivolta ebraica a Gerusalemme, quindi fa il trionfo congiunto tra i due. Come prima cosa, durante il trionfo, fa chiudere il Tempio di Giano. Perché è importante questa cosa? Certo. Il Tempio di Giano era, le porte del Tempio di Giano erano aperte quando Roma era in guerra, si chiudevano soltanto nei momenti di pace. Quindi lui, col gesto di richiudere solennemente le porte del Tempio di Giano, dice: non si combatte più. Vedete, ho pacificato l'impero, tutto a posto. Nell'impero non si combatte più. E quindi, come prima cosa fa. La seconda cosa che doveva fare, ovviamente, era ristabilire un attimo la lotta di potere tra le istituzioni e l'esercito. Chiaro. L'esercito aveva preso troppo potere. Lui, tra l'altro, era stato eletto grazie, no, alle legioni, ma ovviamente doveva fare qualcosa. Quindi, come prima cosa, rifiuta tutte le loro richieste, quelle più esagerate, diciamo, e ristabilisce una disciplina rigorosa. Proprio si mette lì e fa il generale, sostanzialmente. Riduce le corti pretorie, quindi quelle che facevano più danni, da 16 le porta a 9, quindi minor numero di danni, no? Insomma, minor Certo. numero di forza. Favorisce peraltro il reclutamento nelle corti pretoriane dei provinciali piuttosto che di quelli italici, perché ovviamente più lontano abiti, meno interessi hai nel centro del potere, o almeno questo è quello che immaginava. E poi in più distribuisce gli accampamenti militari in maniera più certosina, ne fa di più piccoli, ma disposti in più parti, in maniera che così le legioni non fossero troppo vicine e potessero fare questi cambiamenti repentini. Le legioni quindi a questo punto furono spostate l'una dall'altra e in campi di inizioni sempre minori. I soldati ovviamente protestano in un certo senso e lui gli dà diciamo, contentino, ovvero non costringe a muoversi dai posti in cui già erano attivi le persone che avevano stretto legami di qualunque tipo, commerciali, matrimoni e quant'altro. Quindi in questo Certo. caso lì, no? Li sistema. Poi ovviamente c'era da gestire i rapporti col Senato che si erano deteriorati, no, nel tempo tra i vari imperatori. E quindi a quel punto lui seguiva scrupolosamente i lavori dell'assemblea in prima persona, stava sempre lì. In più restituisce la censura, che era una cosa che si era un po' persa. Ovviamente indovina chi sarà il censore di Roma? Lui, chiaramente Chiaro. lui, in maniera che il Senato capisse che sì, io sono il restauratore della pace, vi concedo la libertà di fare quello che vuoi, però comando Però io. comando sempre io, Cioè non poi. c'è una diarchia, il capo sono io, l'imperatore sono io. Quindi c'è tutto questo rinnovamento, quindi riduce il numero di senatori, tanto dei nobili, mettendoci in mezzo quelli un po' di rango più basso, in maniera che le lotte di potere non fossero già dentro, no? Già dentro casa sostanzialmente. E poi ci mette anche i provinciali, in maniera che ti ricordi era stata, no, Certo, un sì, una problema per gli battaglia. imperatori Sì, precedenti, una come no. battaglia, invece poi alla fine diventa una cosa che dopo un po' di tempo si fa perché hanno capito che ormai il potere comunque è anche lì, non è soltanto al centro di Roma. Comunque in tutto questo, facendo, no, una chiosa finale, si può dire che è grazie a Vespasiano che finisce comunque un grosso periodo di congiure, attentati, di instabilità civile, di lotte politiche, perché lui porrà le basi della seconda dinastia dell'impero romano, la dinastia Flavia, di cui
Non parleremo perché, come vi abbiamo dimostrato, cioè vi abbiamo detto nel disclaimer iniziale, ci concentriamo su avvenimenti o figure che riteniamo siano, diciamo, più importanti. Basti sì, o pensare... anche che ci piacciono di più. Beh, semplicemente. Molto semplicemente ci piacciono di più. Basti pensare che comunque ai Flavi si devono numerose costruzioni che possiamo vedere ancora in giro per tutto le realtà dell'Impero Romano, ma a Roma soprattutto ne cito due a caso: l'Anfiteatro Flavio, che tutti voi conoscerete come Colosseo, e l'Arco di Tito, che sta all'inizio della Via Sacra del Foro Romano. Quindi sono comunque due costruzioni che conoscono praticamente tutti, che da soli fanno un bel gettito del Comune di Roma. Domiziano ha costruito lo stadio che poi è diventato Piazza Navona, la butto sì, lì. Sì, sì. Quindi comunque una dinastia importante che c'è per circa 20 anni, che ci porta poi invece al periodo in cui scrive Tacito e che Tacito ama tanto, e che effettivamente vedremo alla prossima puntata, ma non vi spoilerò con chi, anche se è il mio imperatore preferito. Bene, bene, dai. Ci sarà sicuramente da divertirsi, effettivamente, guarda, non è il mio preferito, ma insomma è nella mia shortlist. Lo so. Come non potrebbe. Va bene, allora io direi che per oggi abbiamo concluso questa piccola panoramica sull'anno dei quattro imperatori, un anno che insomma abbiamo visto molto denso e che ha portato alla figura di Vespasiano, una figura comunque molto importante. Come al solito vi diamo qualche fonte se volete andare ad approfondire un po'. Oltre ai vari libri, diciamo, di storia romana che vi abbiamo sempre citato fino adesso, ci sono tre autori che insomma in questo periodo ci restituiscono un po' il panorama sia degli avvenimenti che poi soprattutto dei personaggi che abbiamo visto in questa puntata. Uno è Tacito, ovviamente, nelle storie. Poi c'è Plutarco, che ha scritto un libro appunto su Otone. E infine Svetonio, con le sue vite dei Cesari, che comunque ripercorre anche questo periodo qui. Quindi avete più o meno una buona scelta per andarvi a leggere le fonti reali. esatto. Bene, allora per oggi quindi è tutto, ricordate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, in particolare dove abbiamo iniziato a fare qualche live, quindi insomma rimanete sintonizzati perché con le live vi diamo anche aggiornamenti sulle nuove, diciamo, iniziative che intraprenderemo. Una fra tutte, visto che comunque ci avviciniamo ad agosto, vi ricordo tra parentesi che non andiamo in vacanza, quindi ogni lunedì troverete la nostra puntata, perché saranno registrate prima, perché io invece andrò in vacanza lungo la via Francigena in Svizzera, e ho deciso insomma insieme a Costantino di raccontarvi alcune cose, alcuni aneddoti storici particolari di questo percorso, in generale del periodo dei pellegrinaggi, delle strade che insomma intraprenderò. Sarà una cosa interessante che ci accompagnerà per qualche giorno, una decina di giorni. La farò su Instagram, quindi non ci sarà un podcast con queste cose. Magari se è una cosa che vediamo che ha una buona risposta e che vi interessa, facciamo magari un approfondimento anche con una puntata quando ritorno. Però per forza di cose non potrò registrare puntate. Però, brutta persona. lo so, mi posso portare il nostro microfono. No, quindi insomma seguite, se vi interessa, insomma la potete seguire su Instagram, faremo un po' di storie su questo. E niente, per il resto poi vi rimandiamo alle puntate classiche, insomma, del nostro podcast tutti i lunedì. Seguiteci anche su YouTube, certo, anche sulla pagina Facebook, ovviamente c'è attivo il canale Telegram, basta cercare Bar Storia sul canale Telegram, e lasciateci una recensione su Apple Podcast, oppure seguiteci su tutte le piattaforme digitali, perché siamo praticamente, certo, su tutte, Spotify e tutte quelle che vi vengono in mente. E ovviamente c'è anche il canale YouTube, qualora non ascoltaste i podcast su piattaforme digitali, ma volete, certo, il caro e vecchio YouTube, le pubblichiamo anche lì. Certo. Bene, per oggi quindi è tutto, io vi ringrazio ancora una volta, vi saluto e ricordatevi che la storia, come la birra, non annoia mai.